Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle scorse ore, visti i dati incoraggianti, ha parlato delle possibili riaperture delle prossime settimane. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Draghi ha spiegato che bisogna calcolare bene il rischio, i dati sono abbastanza incoraggianti, se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà ad altre riaperture. È importante essere graduali anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno. Con la ripartenza del turismo bisogna considerare anche che gli aeroporti sono luoghi cui bisogna guardare con molta attenzione, perché sono luoghi dove i contagi possono succedere, quindi bisogna rinforzare i controlli negli aeroporti. Questo non vuol dire chiudere, vuol dire riaprire, ma farlo con la testa. In vista delle possibili riaperture, il governo sta esaminando i dati che sono abbastanza incoraggianti. Se l'andamento dovesse proseguire, la cabina di regia procederà a ulteriori riaperture, ma graduali, anche per capire quali effetti potranno avere sui contagi. Bisogna riaprire, ma in sicurezza, calcolando il rischio che si corre. Io voglio riaprire, come credo la maggior parte degli italiani. Voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. Altro tema su cui si è soffermato Draghi è quello del Green Pass europeo per consentire gli spostamenti a chi è vaccinato, guarito o ha effettuato un tampone con l'esito negativo. Draghi spiega: abbiamo chiesto con molta enfasi che la Commissione e il Parlamento UE procedano con la massima rapidità alla definizione del Green Certificate, altrimenti ci sarà molta confusione. Un'altra questione trattata dal presidente Draghi è quella della sospensione dei brevetti e l'export dei vaccini. Secondo Draghi bisognerebbe fare cose più semplici, tipo la rimozione del blocco alle esportazioni che oggi gli Stati Uniti per primi e il Regno Unito continuano a mantenere. In ogni caso, la proposta di Biden ha aperto una porta, poi vedremo. C'è chi protegge la sacralità del brevetto e chi è più aperto. Infine Draghi ribadisce che ci sono milioni di persone che non hanno accesso ai vaccini o per mancanza di distribuzione o per mancanza di denaro, che purtroppo stanno morendo. Ci sono le grandi case farmaceutiche che hanno avuto sovvenzioni governative imponenti. Semplicemente si potrebbe dire che ci si aspetta qualcosa in cambio da queste case farmaceutiche. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.